Il Covid negli allevamenti di visoni, tra i paesi che hanno segnalato casi di contagi c'è anche l'Italia. Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, presenterà un question time sulla chiusura dei due allevamenti in Romagna. Giovanna Greco. Il coronavirus fa più salti di specie. Dall'uomo è stato introdotto all'interno degli allevamenti di visone. All'interno di questi allevamenti intensivi con migliaia di animali in pochi spazi il virus ha potuto replicarsi e ha subito delle mutazioni ed è stato confermato che il virus mutato dai visoni si trova nella comunità. L'allarme è di Simone Pavesi, responsabile LAV. I visoni possono agire come un serbatoio di SARS-CoV-2, trasmettendo il virus anche all'uomo. Se in Italia vengono allevati 60.000 esemplari, in Emilia-Romagna ci sono 13.000 visoni in due allevamenti attivi, uno a Galeata in provincia di Forlì-Cesena e un altro nel Ravennate. Chiaramente queste due strutture, che non sono paragonabili ai grandi allevamenti olandesi o danesi con 50-60.000 animali, comunque rappresentano un possibile rischio di diffusione del virus. Del rischio salute parla anche Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che dopo i casi di contagio da Covid che stanno interessando gli allevamenti di visone in Europa e non solo, chiede alla regione di chiudere immediatamente i due allevamenti presenti in Emilia-Romagna. Di questo si discuterà domani in assemblea legislativa. Ad oggi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Danimarca, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Italia e Stati Uniti hanno segnalato SARS-CoV-2 nei visoni d'allevamento.